Bentornati nella mia cucina. È passato giusto un anno dall'uscita del mio primo video pizza e a distanza di questi 12 mesi ho deciso di portarvi un upgrade. Ho deciso di portarvi la pizza napoletana a lunga lievitazione. Quindi seguitemi per gli ingredienti. Penso che per la riuscita di questa ricetta sia fondamentale la scelta della farina, che a differenza del video scorso, che se non avete visto vi lascio il link in descrizione, andiamo ad utilizzare una farina più forte, più proteica, quindi una farina con un W che va dai 330 ai 350. In questo caso, data la forza della farina, andremo ad inserire anche 360 g di acqua, quindi 10 g di acqua in più della scorsa ricetta, 4 g di lievito di birra, 15 g di olio extravergine di oliva, 12 g di sale e in questo caso andremo a mettere anche un cucchiaino di miele. E adesso vi spiegherò anche il perché. Iniziamo subito versando i 360 g di acqua nel nostro contenitore e andiamo a sciogliere subito il lievito di birra. Sciolto il lievito di birra, in questo caso andremo a mettere un cucchiaino di miele. Non tantissimo, e adesso sto utilizzando un cucchiaio grande, ma in realtà basta davvero un cucchiaino, una dose di un cucchiaino, e andiamo a scioglierlo direttamente nell'acqua e lievito. Perché sto mettendo il miele? Perché secondo me, a differenza dello zucchero, quindi del saccarosio, dello zucchero classico, il miele è uno zucchero semplice e i lieviti, dal momento in cui avverrà la fermentazione, andranno ad interagire molto meglio con uno zucchero semplice che con uno zucchero complesso. Proprio per questo preferisco mettere il miele. Olio. E infine andiamo con la farina. In questo modo prendiamo il cucchiaio e iniziamo ad amalgamare tutti gli ingredienti. Come potete ben vedere, nonostante abbiamo 10 ml di acqua in più, la nostra consistenza dell'impasto sarà più dura, dato appunto dal fatto che abbiamo scelto una farina più proteica e quindi tendente ad assorbire molta più acqua di una farina invece debole. Ecco, arrivati a questa consistenza, io vado ad aggiungere il sale. In molti, nello scorso video, avete notato che non sciolgo il sale nell'acqua. In realtà c'è un motivo. Il sale in questo caso non ci dà solo a livello sensoriale il gusto, versandolo successivamente è anche una funzione astringente proprio con il glutine, quindi con le proteine, rendendo più compatto di conseguenza poi il nostro impasto. Bene, una volta che abbiamo unito tutti gli ingredienti, anche se notate questa consistenza grezza, lo lasciamo riposare per 20 minuti. A differenza dell'altra ricetta, non faremo più 3 step da 15 minuti, ma ne faremo 2 da 20, proprio perché per la pizza napoletana avrò bisogno di estensibilizzare un pochino di più il mio impasto e non dovrò dargli tutta quella tenacità con le pieghe. Trascorsi i primi 20 minuti, noteremo che il nostro impasto ha questa sempre consistenza grezza e non faremo altro che capovolgerlo sul nostro piano di lavoro e inizieremo con i primi cicli di piega in questo modo. Non preoccupatevi se all'interno sentite comunque dei grumi, si andranno a sciogliere in fase di lievitazione. Ecco fatto. Fatte le prime pieghe, direi di dargli altri 20 minuti di riposo in questo modo e poi andremo a metterlo in lievitazione. Secondo step terminato, 20 minuti trascorsi, adesso andremo a fare le ultime pieghe al nostro impasto in questo modo, così. Vedete che la consistenza è già molto più liscia, non vi preoccupate di questi grumetti, si andranno a sciogliere poi successivamente. Prendiamo la ciotola, filo d'olio e riponiamo il nostro impasto all'interno. Pellicola.
e lo andiamo a riporre in frigo. Mi raccomando, cercate di metterlo nella parte bassa nel frigo, dove abbiamo una temperatura leggermente più bassa, che arriva più o meno a 4 gradi, e io lo terrò esattamente per 18 ore. Trascorse le nostre 18 ore, io vado a prendere il mio impasto dal frigo, do una leggera spolverata al piano di lavoro e andremo a versarlo, a capovolgerlo in questo modo. Eccolo qua, ragazzi, guardate che meraviglia, meraviglioso. Eh sì, ragazzi, è proprio meraviglioso. Adesso vado a munirmi di una bilancia e una spatola e vado a pesare i panetti. In questo caso ne verranno fuori circa 3 da 300 grammi, quindi vado a porzionarli in questo modo e adesso andiamo a formare i nostri panetti. Come vi avevo già spiegato, ci sono vari modi di chiusura, possiamo fare delle semplici pieghe in questo modo e creare il nostro panetto così. Possiamo chiuderli anche a mano, sempre portando tutto l'impasto verso il centro, e andiamo a pinzarlo bene sotto, oppure possiamo anche chiuderli sul banco con le mani in questo modo, guardate, con tante pinzate così. Mi raccomando, chiudeteli sempre bene sotto, che dopo questa operazione vi aiuterà in fase di stesura. Ok, contenitori, io ne prendo uno intanto, vado a ungerlo con un pochino d'olio e inserisco il mio panetto all'interno così, e infine chiudiamo con pellicola. Ragazzi, da questo momento più o meno dovremmo attendere circa 2-3 ore al raddoppio del nostro panetto, prima poi di stenderlo e andare in forno. Allora, adesso che siamo pronti per stendere le nostre pizze, vi farò vedere due modalità. Una che andrò a cuocere direttamente su pietra refrattaria, poggiando la pizza su questo palino in legno, e la seconda invece, per chi appunto non dovesse avere una pietra refrattaria, vi farò vedere la stesura in uno stampo in alluminio, in modo tale che può essere anche alla portata di tutti. Bene ragazzi, tutti ingredienti pronti, do un leggero spolvero, anzi questo, in questo caso che dobbiamo stendere è un pochino più abbondante anche. Spellicoliamo il nostro impasto, capovolgiamo sulla farina e guardate che bello il panetto, com'è sodo, è fantastico ragazzi, si presenta così, bello, sodo, un altro po' di farina. E adesso prestate molta attenzione per la stesura, che per la napoletana contemporanea è molto importante. Ecco, partiamo dal centro e cominciamo a spostare tutta l'aria verso i bordi, in questo modo. Giriamo il pallino e rifacciamo la stessa cosa, andiamo a modellare il nostro cornicione in questo modo e lo giriamo per l'ultima volta, perché ricordate che la parte che era in superficie nel contenitore deve restare in superficie anche durante la stesura. Togliamo la farina in eccesso in questo modo. Ok, diamo un piccolo spolvero qui e andiamo a appoggiarla sulla nostra pala. Mi raccomando, togliamo la farina in eccesso, ecco qua, in questo modo, guardate che meraviglia. Adesso pomodoro, un cucchiaio e mezzo / 2, a me piace abbondante, quindi
abbondiamo. Ho preriscaldato il forno in modalità statica a 250 gradi. Quindi vi consiglio di mantenere appunto questa modalità statica, perché secondo me la pizza cuoce meglio. E adesso che è stato per una mezz'oretta, 40 minuti, in modo che la pietra ha preso bene il calore, possiamo andare ad infornare. Ecco qua. Bene ragazzi, a metà cottura prendiamo, la giriamo leggermente, guardate che bella ragazzi, cioè guardate che bella, e la rimettiamo. In totale più o meno dovrà stare una decina di minuti, 8-10 minuti, dipende anche comunque dalle prestazioni del vostro forno. Adesso da me è da 5 minuti, gli ho dato già il primo giro, fra 3 minuti la tirerò fuori, gli metterò la mozzarella e poi la farò stare altri un altro minuto, 2 minuti. Bene ragazzi, adesso è arrivato il momento di inserire la mozzarella. Teniamo sempre sulla palina, io metto anche un pochino di basilico e poi vado a mettere i cubetti di fior di latte, così belli abbondanti, vai giù, filo d'olio e ultimiamo la cottura in forno per altri 2 minuti. Bene ragazzi, sono trascorsi gli altri 2 minuti e guardate che meraviglia, voglio, guardate che bella, ecco qua ragazzi, cotta in un forno di casa a 250 gradi. E ragazzi, adesso come l'altra volta è arrivato il momento di assaggiarla, quindi io vado con le forbici qui a tagliarla. Ecco qua, guardate che meraviglia, voglio. Ragazzi, a differenza dell'anno scorso l'ho fatta raffreddare stavolta la pizza. Se andate a rivedere il video quando assaggio l'anno scorso mi ustiono la lingua. Adesso ho imparato la lezione, quindi l'ho fatta raffreddare leggermente. Come stare in pizzeria, voglio. Spaziale davvero. Senza parole. Come promesso vi faccio vedere anche l'altra modalità di cottura. Mettiamo sempre uno spolvero di farina, andiamo ad aprire i nostri panetti che ormai stanno esplodendo, guardate qui che meraviglia. Li capovolgiamo entrambi, così, e con l'aiuto di una spatola li andiamo a sezionare. Così, uno lo poggiamo qua e l'altro come prima, andiamo sempre a spostare l'aria verso il cornicione, così, così e così, la scuotiamo leggermente, così. Filo d'olio, prendiamo la nostra pizza ed andiamo a poggiare in questo modo nello stampino. Questo stampino più o meno sarà di circa 28-30 cm di diametro e andiamo a modellarci con le dita sempre il nostro cornicione in questo modo. Pomodoro. E adesso andiamo in forno. Quindi, come prima, prendiamo dal forno. Come potete vedere, il cornicione si è sviluppato meno proprio perché non aveva la potenza della pietra che spingesse, ma comunque, secondo me, è venuto un ottimo risultato. Guardate qua. Sentite, ottimo risultato, e andiamo a completarla anche questa con la mozzarella.
Ecco ragazzi, ci siamo anche con la seconda pizza. Guardate anche questa qui, che meraviglia. Prendiamo il piatto e, attenti a non scottarvi, la prendiamo dalla nostra, dal nostro stampino. Eccola qua. Come vi ho detto, cornicione meno sviluppato, ma sentite comunque la friabilità, è spaziale. E basilico, così. E adesso andiamo a tagliare una fetta anche di questa. Ragazzi, qua c'è già il profumo, la margherita ha sempre, cioè l'acquolina in bocca ha sempre il suo perché. E adesso assaggio anche questa, bella struttura, un po' meno dell'altra, ma comunque bella struttura. Andiamo ad assaggiarla. Veramente, veramente spaziale. Bene ragazzi, fatemi sapere nei commenti se il video vi è piaciuto, mettete un like che a 5.000 like vi porto un'altra video ricetta spaziale, e iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, e se volete anche iscrivetevi al mio Instagram, seguitemi su Instagram. Ciao, adiù!